Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 4. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti a un altro episodio del mio podcasting. Questa puntata parleremo dell'episodio numero 43. Oggetto di questa breve sintesi audio è il progetto Sign, il progetto Grudge, il progetto Blue Book. Il link alla bloggata in questione la trovate sempre nella descrizione del file di YouTube. Con il termine della Seconda Guerra Mondiale fu chiaro che gli strani oggetti avvistati in Europa e nell'Oceano Pacifico, che furono denominati dai piloti Foo Fighters, non erano espressione della tecnologia nazista o giapponese. Non essendo mezzi alleati, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale nacque l'USAF, che ebbe ad aprire uno studio sul fenomeno delle flying saucer. Il link nella bloggata vi porta al libro di A.J. Rappelt, The Report on UFO, del 56, in free download. Il progetto SIGN fu il primo studio ufficiale del governo statunitense sugli oggetti volanti non identificati, svolto dall'US Air Force tra il 47 e la fine del 48. Ufficialmente il progetto non giunse ad alcuna conclusione sull'origine del fenomeno, scrivendo nel rapporto finale che l'esistenza dei dischi volanti non poteva né essere confermata né essere smentita. Tuttavia, prima di tale conclusione, la maggior parte dei ricercatori della commissione sostenne nel rapporto ufficiale non divulgato, chiamato Stima della situazione, che in alcuni casi gli UFO erano probabilmente di origine extraterrestre, ma questa ipotesi venne rifiutata dai vertici militari per mancanza di prove concrete. Poi il progetto fu annullato. Il progetto Grudge fu un breve progetto realizzato dagli Stati Uniti per investigare sul fenomeno degli oggetti volanti non identificati tra il 49 e il dicembre. Tra il febbraio e il dicembre del 49. Il rapporto Grudge, composto da 600 pagine, venne pubblicato poi nell'agosto dell'anno successivo. Si diceva che non vi erano evidenze che gli oggetti avvistati fossero il risultato di uno sviluppo scientifico più avanzato. Tutte le analisi e le evidenze indicavano che i rapporti di oggetti volanti non identificati erano il risultato di errate interpretazioni di diversi oggetti convenzionali, una forma leggera di isteria di massa o di nervosismo tra la popolazione, individui che creavano racconti per perpetrare scherzi o farsi pubblicità, persone psicopatologiche. Il progetto Blue Book fu l'ultimo di una serie di studi sistematici condotti dall'aeronautica militare tra il 47 e il 69 sugli avvistamenti UFO nel territorio statunitense, in America e anche in Europa. Lo scopo delle indagini era quello di analizzare scientificamente tutti i dati raccolti dall'aeronautica statunitense e determinare se gli UFO costituissero una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il progetto Blue Book, avviato nel 51, si concluse il 17 dicembre del 69, dopo aver indagato 12.618 casi. Di questi, circa il 5% rimase classificato come non identificato, quindi circa 701 eventi. La decisione di interrompere il progetto maturò dopo una pubblicazione del rapporto conclusivo condotto tra il 66 e il 68 dall'Università del Colorado sotto la direzione del fisico nucleare Condon. Il rapporto Condon, molto noto, aveva concluso che 21 anni di studi sugli UFO non avevano prodotto nulla di rilevante dal punto di vista scientifico. Le conclusioni dell'USAF al termine del progetto Blue Book furono che gli UFO non costituivano una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti e che gli avvistamenti classificati come non identificati
non mostravano né alcuna evidenza di sviluppo tecnologico o principi sconosciuti alla scienza moderna, né prova di essere veicoli extraterrestri. Ampie e profonde furono le critiche che il professor Gell Anlen Hynek ebbe a fare circa lo scarso rigore scientifico applicato dai ricercatori del Blue Book, nonché le molte critiche al rapporto Condon, tale che fu giudicato, in parole povere, un coveratto. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.